Ciao a tutti ragazzi e buon lunedì. È un altro inizio di settimana dove spero, ho una sola richiesta in questa settimana, almeno un'ufficialità, almeno una. Portatemi almeno un calciatore perché oggi è il 6 di giugno, è il 6-6-22. Ragazzi, manca praticamente un mese esatto all'inizio del ritiro dove la Juventus comincerà la preparazione in vista della prossima stagione. C'è poco da scherzare, so che sembra appena conclusa l'ultima annata calcistica ed è così, ma allo stesso tempo un mondiale che verrà disputato nel mentre, nel mezzo della stagione successiva, anticipa nettamente i movimenti delle squadre e quindi, meme di Mazzarri con l'orologio, non c'è tempo da perdere, bisogna muoversi almeno un'ufficialità. In questa settimana io la vorrei, non dico la voglio perché l'erba voglio, ragazzi, lo sapete, non cresce nemmeno nel giardino del re. La vorrei e vorrei partire proprio da Pogba, che già ieri aveva messo quella foto con la palla da basket in mano e il mio cervello aveva fatto il collegamento all'indietro. Come non pensare a quel divertentissimo siparietto di ormai 7 anni fa, qualcosa del genere. Quindi stiamo parlando di un'altra epoca. Praticamente, però, la mia testa, il mio cervello è andato esattamente lì. E dato che di centrocampisti si sta parlando, sto cercando di fare anche un po' mente locale nei confronti di quelli che sono stati i centrocampisti acquistati dall'esonero di Allegri in poi, quindi quelli che Allegri non ha allenato nel primo ciclo alla Juventus e che poi ha allenato nel secondo ciclo. Quindi sto pensando con Sarri sono arrivati Rabiot e Ramsey a parametro zero, con Pirlo Arthur e McKennie con Allegri, Locatelli e Zaccaria. Ecco, penso proprio che Locatelli e Zaccaria siano i due più sicuri di rimanere alla Juventus, direi quasi sicuramente, quasi al 100%. Poi nel calciomercato sappiamo che il 100% non c'è, e invece gli altri quattro li vedo sul viale d'uscita. Vabbè, Ramsey, ragazzi, lo sappiamo, è fuori dal progetto Juve. La Juventus cercherà in qualche modo di sbolognarlo da qualche parte, addirittura sta provando a rescindere il contratto. Io dico che anche Arthur non è che sia andato molto lontano da quella che è l'avventura di Ramsey, anzi, forse per quanto fatto vedere, credo che Ramsey abbia fatto più di Arthur. So che ora tanti saranno impazziti di fronte a questa mia dichiarazione, ma Ramsey, il primo anno di Sarri, ragazzi, secondo me aveva fatto molto bene, cioè molto bene, aveva fatto benino, aveva fatto bene, mi aveva dato una buona impressione. Poi io aspetto sempre un paio di stagioni prima di giudicare un giocatore, infatti con Arthur sono stato abbastanza cauto, anche a gennaio ricorderete, non ero per la sua cessione, volevo vederlo di fianco a Locatelli, volevo comunque continuare ad averlo nella rosa della Juventus. 2 stagioni, dopo il giudizio viene creato. Arthur, non so se non è adatto all'Italia o se non è adatto alla Juve o se non è stato adatto né per Pirlo né per Allegri, sicuramente con Pirlo qualcosina meglio, con Allegri. Insomma, Allegri non lo vedeva neanche tanto, poi ha avuto diversi problemi fisici, ma secondo me non è un centrocampista dal quale dobbiamo ripartire. McKennie è un giocatore che Allegri all'inizio non stimava, non adorava, gli sembrava diverso da un centrocampista classico, poi l'ha schierato più avanti, è diventato anche un giocatore importante per la Juve, addirittura all'inizio davanti alla difesa, nel centrocampo 2, nel 4-2-3-1, con Locatelli al suo fianco, e aveva iniziato a fare anche un paio di gol in quel modo. E poi schierato, lanciato sull'esterno come falso esterno, come l'aveva utilizzato anche Pirlo sulla tre quarti in rifinitura, dove comunque i suoi gol li ha sempre fatti anche per dire in Supercoppa con l'Inter, fino all'infortunio purtroppo che ce l'ha tenuto lontano. Poi ora McKennie non è esattamente in forma, lo abbiamo visto anche dalle foto. L'idea della Juventus è quella di trattenerlo probabilmente. Poi è uno di quelli che si può monetizzare, e quindi dovesse arrivare l'offerta potrebbe addirittura partire. E infine Rabiot. Rabiot forse, se vogliamo, è quello più sicuro dei centrocampisti acquistati fuori da Allegri di rimanere a Torino. È ovvio che un giocatore che va in scadenza anche lui, 2023, è un giocatore che, per quanto mi riguarda, ragazzi, gioca sul centro-sinistra, esattamente dove l'ha sempre utilizzato, dove Allegri ha sempre utilizzato Pogba. Quindi farei anche un po' fatica in realtà a immaginarmi insieme, a meno che poi Pogba non venga dirottato sul centro-destra, cosa che può accadere, però insomma Allegri ha sempre utilizzato dall'altra parte, quindi non credo che la Juventus abbia volontà di tenere in rosa un calciatore che potrebbe diventare un doppione di Pogba, per quanto della stessa nazionale, quindi si conoscono, che guadagna quello stipendio. Quindi anche Rabiot, secondo me, può essere un giocatore in uscita. Se penso a un'ipotetica squadra per Rabiot, mi invento il PSG, che se lo riprende per questioni di liste, ma ne dubito, quanto più alla Premier League, dove diversi club
club potrebbero essere interessatissimi ad assicurarsi le prestazioni di Rabiot, dove comunque gode anche di una certa credibilità. Invito sempre tutti a dare un giudizio definitivo almeno dopo 2 anni. Ritorno un attimo al discorso di Arthur, perché secondo me una stagione ci sta a cannarla, in realtà ci sta a cannarne anche due, però poi la Juventus non è che può aspettare in eterno. Infatti anche Kulusevski mi sarebbe piaciuto cederlo eventualmente quest'estate, però in quel momento c'era la possibilità di tesserare Dusan Vlahovic, e quindi capisco l'intenzione della Juventus, nonostante vada in contrasto con quello che è il mio pensiero. E in contrasto col mio pensiero potrebbe andarci anche la decisione della Juventus su Di Maria, perché ragazzi, io Di Maria a un anno lo prenderei, un anno solo Di Maria, ma non sono io che gli pago l'ingaggio. Lo sappiamo, da oggi Juventus e Di Maria continueranno a parlarsi, a chiacchierare su questa cosa. La Juve vorrebbe 2 anni per un discorso di continuità, dato che inserisci nell'organico un giocatore come Di Maria, e sotto il punto di vista fiscale, economico, per il decreto crescita. Io ripeto, io uno come Di Maria, ma io faccio poco testo perché sono calcisticamente innamorato di Di Maria. Tutte le volte che lo vedo giocare, per me è puro divertimento, è proprio il classico calciatore che fa delle cose che mi fanno divertire in campo. Il gesto tecnico di Di Maria mi esalta, mi emoziona, ci posso fare poco. Sono quei calciatori, Di Maria non ha mai vestito il 10 ma è un 10, sono quei calciatori che portano palla in un certo modo. Noi alla Juve abbiamo visto Del Piero e Dybala con queste movenze, che non sto paragonando Del Piero e Dybala a Di Maria, sto dicendo che sono giocatori che vanno a condurre palla in un certo modo, cosa che fa anche lo stesso Messi. Insomma, i 10, i rifinitori, i fantasisti, quei giocatori lì, quei giocatori che vedono anche il gioco prima di quegli altri, che riescono a far passare i palloni in posizioni incredibili. Poi Di Maria è un po' più decentrato, ama partire largo. Io lo prenderei, però capisco la Juventus e probabilmente anche questa dirigenza della Juve. Se oggi dovessi ragionare su quella che è la situazione di Maria, se Di Maria vuole un anno e la Juve vuole 2, pensando a quella che è la Juve oggi, quindi una squadra che difficilmente, una dirigenza che difficilmente si fa mettere i piedi in testa e delle due rinuncia, se devo dire la verità forse lo vedo un po' più lontano di Maria, a meno che non decidano di accettare. Però stiamo parlando poi di andare a riconoscere a un calciatore che rimarrà un solo anno 7, praticamente per 2, 7 e mezzo, qualcosa come 15 milioni di euro all'anno. Sono soldi. Sono soldi, e soprattutto uno come Di Maria, che cosa ti serve principalmente? Beh, per innalzare il livello. E quindi vi dico, io lo prenderei, perché secondo me la Juve ha bisogno di uno forte come Di Maria. Però per vincere il campionato, perché questo è il grande obiettivo, o arrivare ai quarti di Champions, perché anche questo è un obiettivo, credo che ci si possa riuscire con o senza Di Maria. Semplicemente. Quindi io lo prenderei. Ragazzi, mia opinione personale, io lo andrei a prendere anche adesso. Se volete partiamo, prendiamo l'aereo. Però non è detto. E a proposito di questa cosa, del campionato e dei quarti, ragioniamo su quelle che sono state le nostre ultime annate, perché per 3 anni di fila usciamo agli ottavi, per 2 anni di fila arriviamo quarti, e noi non siamo stati contenti, noi tifosi, e a quanto pare nemmeno i calciatori. Perché ieri De Ligt è venuto a parlare ai microfoni e ha detto che sta facendo delle valutazioni, perché i quarti posti non sono qualcosa che lo rendono contento e che quindi potrebbe anche iniziare a guardarsi intorno. Ieri il web è esploso per questa cosa. Io una cosa che vi dico da un pezzo, in realtà, se io devo pensare a De Ligt e a quello che è De Ligt nei suoi anni forse migliori di carriera, ci penso 2 volte probabilmente prima di rimanere ancora a Juve per tanti anni, perché altrove potrei sicuramente fare altro, divertirmi di più, vincere di più, che è il punto finale del discorso, del ragionamento che deve fare un calciatore. Poi De Ligt sembra legato alla Juve, a me pare legato alla Juve, però mi sembrava pure legato all'Ajax, ed è vero che sono due squadre diverse, però ragazzi, è inutile prenderci in giro. La Juve di oggi è una squadra di passaggio che può essere tranquillamente la fase successiva all'Ajax, ma oggi siamo dietro a tanti top club europei, al Liverpool, al Real, due finaliste di Champions, penso al Chelsea, vincitore dell'anno scorso, il City, finalista dell'anno scorso, penso a quasi a tutta la Premier League, tra le altre cose, comunque quelle che giocano in Champions, il Bayern Monaco, il PSG stesso, noi siamo dietro. Cioè, se vogliamo dire no, non è vero perché abbiamo vinto gli ultimi 9 scudetti, diciamolo, ma nel cuor nostro lo sappiamo, è una bugia, noi stessi non siamo soddisfatti di quello che è il rendimento della Juve,
la Juve non è soddisfatta e infatti va a rifare metà squadra, De Ligt non è soddisfatto. Secondo me c'è poco da dire, cioè secondo me è la stessa cosa. Non mi fa piacere però leggere diversi tifosi della Juventus che vanno a sminuire quello che è De Ligt e anche la stagione, l'alta stagione, la grande stagione che ha fatto De Ligt. Tanti continuano a focalizzarsi sul discorso dei rigori, ma ragazzi, ma i difensori da che mondo è mondo commettono falli? Cioè, il difensore che non fa mai fallo raramente si è visto. E mi ricordo che all'epoca c'erano critiche su Lugani perché aveva fatto un'intera stagione senza mai essere ammonito e quindi non poteva essere cattivo. E ora ci sono le critiche sui difensori che invece fanno i rigori. Il punto è che si criticherà sempre e comunque. Se dobbiamo andare oltre il discorso critica da bar, vi dico, questa situazione di De Ligt con una parte della tifoseria che va a sminuire quello che è il calciatore e che va a pensare ma sì, tanto se lo perdiamo sicuramente arriverà un altro, mi ricorda uno degli ultimi casi di talento puro passati dalla Juventus che poi è stato ceduto e purtroppo mai rimpiazzato, che è Joao Cancelo. Ed oggi lo sappiamo, Cancelo è uno dei top terzini al mondo, tra l'altro da destra si è spostato pure a sinistra e può giocare su tutte e due le fasce, può giocare anche più avanzato, Guardiola lo fa salire praticamente fino al calcio d'angolo opposto e mi pare che Cancelo si sia tolto delle soddisfazioni vincendo delle Premier League, l'anno scorso purtroppo per lui perdendo la finale di Champions, però non vorrei mai arrivare alla cessione di De Ligt con una parte della tifoseria che dice vabbè chi se ne frega l'abbiamo perso però questo c'è i rigori e poi vedere che De Ligt va a vincere campionati di livello superiore a quello italiano e va ad ottenere risultati, perché tanti continuano a dire che arrivare in finale di Champions non è un trofeo, sono d'accordo, ma è un risultato, è un risultato e quello c'è poco da dire e quindi non vorrei mai arrivare a questa situazione anche con Matthijs, anzi io come ben sapete Matthijs me lo tengo stretto, lo vorrei alla Juventus per più tempo possibile, gli farei firmare immediatamente questo rinnovo, è ovvio che se si abbassa la clausola poi il rischio di perderlo diventa più concreto, dall'altra parte vi dico, allora se lui si sta lamentando per i quarti posti e per quella che è la posizione della Juventus ad oggi, diversa da quella, diversissima da quella in cui arriva De Ligt con Ronaldo, vincitori di scudetti, bla bla bla, torniamo a vincere. E per vincere forse non servono più giocatori appunto come Arthur, come Ramsey, come Rabiot, probabilmente anche pure come Rabiot, ma servono giocatori come Di Maria, anche a costo di farvi un solo anno, ma quell'anno lì probabilmente potrebbe alzare il livello della squadra a tal punto da convincere anche uno come De Ligt a rimanere, perché i risultati sportivi nel frattempo stanno arrivando. Chiudo il cerchio in questo modo, spero che abbiate capito il mio ragionamento. La parola d'ordine, la parola chiave, ragazzi, è tornare a vincere. Cioè, è una frase più che una parola, ma questo è. Perché se no rischiamo di buttare via anche quello che di buono abbiamo ancora all'interno della rosa Juve. Che non è tanto, ma da lì bisogna ripartire. Insieme a tutti i ragazzi, perché come sappiamo Fagioli, Rovella, Miretti sono lì che non vedono l'ora di giocare per la Juventus. Tra l'altro in settimana dovrebbe esserci anche questo incontro tra Juventus e i procuratori di Nicolò Fagioli per capire se si andrà avanti insieme, per capire se si potrà rinnovare questo contratto in scadenza al 30 giugno 2023. E un conto è se scadono Ramsey, Rabiot e Alessandro, un conto è se scade Fagioli, che è ancora tutta la carriera davanti e mi dispiacerebbe tanto perderlo a parametro zero.